fortuna me lo nasconde apposta. E per il camminare che fo mi sento stanco. Non trovo colui che cerco e incontro tutti quelli dei quali non ho di bisogno. E quel che più mi affligge è che vengono a rallegrarsi per la vittoria. Io li conosco appena, mi sento scoppiar di dispetto. Mi uccidono con i loro abbracciamenti e congratulazioni. Invano affretto il passo da ogni parte, mi vedo arrestato dalle loro micidiali cortesie, e mentre rispondo con un sol cenno del capo, dentro di me gli do delle maledizioni, che è poco, poco. Il vedersi lodare quando si soffre un vivo dolore, e volentieri si cambierebbe questo po' di gloria per avere un poco di riposo nel cuore. Ad ogni parola la gelosia aggiunge pena alla mia disgrazia. E quanto più penso, tanto più sento di non potermi sviluppare da tutto questo funesto caos. Non è il furto dei diamanti che mi fa stupire, né il levare il sigillo, ma il dono che si dice ieri io le feci in persona. Questo mi fa smarrire ogni sentiero. Talvolta la natura produce perfette rassomiglianze che porgono occasione agli impostori, ma è fuor di senso credere che alcuno possa spacciarsi per marito. Ma vi sono mille cose differenti, facilmente conoscibili da una moglie. Si parla dei meravigliosi effetti degli incantesimi tessalici. Le tante cose che se ne raccontano al mio intelletto apparvero sempre come favole. Io vo' nuovamente richiederla di questo segreto, se non fosse mai un sogno giunto a farle credere il falso, perché la colse coi sensi torbidi. Voglia il cielo che un tal pensiero sia vero, o che per mia fortuna sia diventata matta. Poiché l'amore qui non mi dà alcun piacere, voglio mettermi in allegria e fare impazzire Anfitrione. Un'azione da Dio caritatevole, ma perché mi inquieto di ciò? Se la mia natura è un po' inclinata al male. Ma che vuol dire che a quest'ora l'uscio è chiuso? Ehi! Hola! Piano, chi è? Io. Chi è questo? Apri! Ma come apri? E chi sei tu che fai tanto strepito? Ma come, non mi conosci? No! E non ne ho la minima voglia. Oggi tutto il mondo è matto. Può darsi sia un male comune. Sosia. Ehi, Sosia! Eh sì, Sosia è il mio nome. Hai paura che lo dimentichi? Ma mi vedi bene? Molto bene. Che cosa vuoi? A me, scellerato, che cosa voglio? Che cosa non vuoi, dunque? Parla se vuoi essere inteso. Vi farò intendere a bastonate, vuoi insegnarti a rispondermi così? Oh, se tu griderai un'altra volta te ne farò pentire. Ma si è mai vista una simile insolenza da parte di un miserabile servitore? Ebbene, mai guardato abbastanza con quegli occhiacci da spiritato? Se gli sguardi avessero i denti costui, m'avrebbe già fatto in pezzi. Io medesimo ho dispiacere del male che ti fai con queste tue impertinenze. Tra poco una gragnuola di bastonate calerà sulle tue spalle! Amico, levati di qui o ci buscherai qualche ammaccatura. Manigoldo, ti farò vedere io qual guadagno faccio un servo a beffare suo padrone. Tu, il mio padrone? Infame, osi contraddirmi? Ah, io non conosco altro padrone che Anfitrione. Chi può essere Anfitrione se non io? Anfitrione? Tu? Secondo. Hai le visioni? Dimmi un po', in quale osteria hai bevuto? E ancora? Era ben forte? Cieli. Era vecchio o nuovo? Che bastonate! Il nuovo dalla testa quando si beve senza. Io voglio strapparti la lingua! Ma amico, tira innanzi, credi a me. Se qualcun altro non ti ascolti, vattene a casa e lascia Anfitrione tra le delizie che sta godendo. Come? Anfitrione è lì dentro. Sicurissimo. Gode gli allori della vittoria in amorevole conversazione con la bella Smena. E dopo un capriccio amoroso, gustano il piacere dell'essersi raccomodati. Guardati di non disturbarlo, se non vuoi che l'eccesso della tua temerità sia punito.
mia anima. In quale imbarazzo mi trovo? E se le parole di questo traditore sono vere, dov'è il mio onore? Dov'è il mio amore? Qual partito devo prendere? Devo parlare? O tacere? Devo svelare? O nascondere il mio disonore? Non si deve perdere un solo momento. Perduto è ogni riguardo. Ogni speranza è vana. Vendetta! Signore, con tanto correre qua e là non ho potuto far altro che condurre questi signori che sono qui. Signore. Insolente temerario! Ti insegnerò io a trattarmi così! Cos'è? Cosa vedi? Miserabile, che cos'ho? E che sono io colpevole? Ma infame tu me lo domandi! Lascia che io sfoghi la mia collera! Quando si impicca un uomo bisogna dirgli la cosa! Ma come? Aver avuto l'ardire di chiudermi la porta in faccia ed aggiungere le minacce a mille spropositi, scellerato! Come può essere questo? Io ero andato al porto e mi mandaste voi! Questi signori che sono qui ne possono essere testimoni! Li ho convitati qui a pranzo per vostro ordine! Chi ti ha dato quest'ordine? Voi! E quando? Dopo l'aver fatto la pace! Tra l'estasi di aver calmato l'ira d'Alcmè! A ogni istante, a ogni passo che io fo, il mio dolore s'accresce! E non so più a chi credere! E non so più che dire! Andiamo, sciogliamo questo mistero! Ardo di voglia di saper qual sia! Però ne temo più della morte. Che rumore è questo? Chi è che batte da padrone dove sono io? Ho chiuso il cielo, cosa sento? Due anfitrioni! Bisogna che sciolga un tale incantamento! Vendetta! Vendetta! Piano, la collera non val nulla. Quando si va in collera si fa vedere che si hanno cattive ragioni. È un cattivo modo di chiarire questo mistero. Io ne posso trovare un più facile e più certo. Uno di noi è anfitrione, quantunque tutte e due possiamo parerlo. Ma io vo darmi a conoscere. Alcmena vuol da me questo testimonio. La sua onestà, oltraggiata da questo purtroppo noto caso, richiede che io la discolpi. A questo mi obbliga l'amor che le porto. E fra breve verrà in chiaro la verità da cui il suo onore dipende. Il cielo stesso non ti sottrarrà la mia vendetta, ti seguirà fino all'inferno! Non sarà necessario. E vedrai che io non fuggirò. Quello di ieri non ero io. Lo sposo mi ha fatto tutto il male. Il solo amante mi diletta. Alcmena, in